www.maurizio.poli.it. Siamo ancora con il libro del professor Matteo Motterlini, Crescita, Reddito e Abilità. Leggiamo l'introduzione. Crescita, reddito e stabilità. Finanze comportamentali di seconda generazione. Il modello di crescita, reddito e stabilità, CRS, per gli investimenti si propone di organizzare gli strumenti a disposizione del consulente finanziario in categorie distinte per andare incontro in modo mirato agli obiettivi dei propri clienti. Ma cosa vogliono davvero gli investitori nel momento in cui scelgono come allocare i propri risparmi? E quali sono i meccanismi mentali che presiedono le loro scelte finanziarie? Domande interessanti. La teoria finanziaria si è sviluppata a partire dalla premessa che l'obiettivo di chi investe sia massimizzare i rendimenti ponderati per il rischio. Rischi e ritorni sull'investimento sono, almeno in astratto, precisamente esprimibili in termini quantitativi. Ciò si presta allo sviluppo di modelli matematici di varia natura, a cui la teoria finanziaria tradizionale deve buona parte della propria legittimità scientifica, e si trova la più celebre espressione di Main Variance, profilo Theory di Henry Markowitz del 1952. Eppure, come è noto, non tutto ciò che conta può essere contato. Non tutto ciò che conta può essere contato. E aspetti che trascendono l'analisi matematica non potevano a lungo essere ignorati sia nella ricerca accademica sia nella ricerca consulenziale. Attraverso varie tappe di sviluppo, la finanza comportamentale ha portato in primo piano, come sempre, maggiore rigore, aspetti della psicologia degli investitori e risparmiatori necessari per comprendere motivazioni, ambizioni, esigenze, bisogni e obiettivi, e soprattutto processi mentali che si celano dietro le decisioni finanziarie, fornendo così nuovi suggerimenti e strategie di notevole efficacia per l'industria del risparmio gestito. La prima generazione di finanza comportamentale si è incentrata in particolar modo su quello che sono gli errori sistemici, i cosiddetti bias, che affliggono le nostre scelte, avvalendosi degli strumenti sperimentali delle scienze cognitive. Questo ambito di ricerca ha dato voce a una consapevolezza che già da tempo era presente tra gli investitori di maggior successo. Benjamin Graham, il suo celebre L'investitore intelligente, afferma senza mezzi termini: il problema principale dell'investitore, e forse anche il suo peggior nemico, è probabilmente lui stesso. Pagina 25 del 2020. Avversione alle perdite, effetto disposizione, ancoraggio, effetto gregge, miopia temporale, overconfidence, sono alcuni esempi ormai ben noti anche al pubblico meno esperto delle innumerevoli trappole mentali, Motterlini 2010, che compromettono la qualità delle decisioni finanziarie. A partire dagli ultimi 10 anni, la finanza comportamentale di seconda generazione mette inoltre al centro il modo in cui le esigenze psicologiche e motivazioni di tipo meramente economico dei risparmiatori influenzano le decisioni di investimento. Mel Statman, 2019, espone questa corrente più recente e sostiene che gli investitori perseguono non solo obiettivi di tipo utilitaristico, caratterizzabili per prettamente in termini di ritorno monetario delle proprie scelte, ma aspirano anche a benefici di tipo espressivo ed emotivo, connessi all'allocazione del proprio capitale. Si possono fare numerosi esempi di questi aspetti psicologici negli investimenti. Uno di questi è l'essere fedeli ai propri valori, come messo in primo piano dall'orientamento verso tematiche di sostenibilità, ESG, Environmental, Social and Governance, ESG vuol dire questo, che permette agli investitori di esprimere i propri desiderata in inclusione, rispetto, equità, sensibilità verso l'ambiente. Un altro è rappresentato dal desiderio di stato sociale che si alimenta dal confronto con gli altri. Considereremo anche il gusto per il rischio, può motivare le scelte di investimento, come chi scommette sui cavalli e non lo fa solo per arricchirsi, ma anche per il brivido del gioco. Così, c'è chi affianca i propri obiettivi finanziari e desideri annessi all'esposizione al rischio, cercando di battere il mercato e elevarsi al di sopra dell'investitore medio. All'inverso, come catturato dall'espressione «dormire sonni tranquilli»,
Certi aspetti delle scelte finanziarie possono dare vantaggi psicologici agli investitori in termini di serenità e tranquillità, anche a parità di effettivo livello di rischio. Preferenze di questo tipo potrebbero giustificare fenomeni come long bias, per esempio, che spinge i risparmiatori ad acquistare titoli legati al proprio paese, nella credenza erronea che possono essere meno rischiosi in quanto più familiari. Questo saggio mostra come il modello crescita, reddito, stabilità trovi il suo fondamento e quindi piena legittimazione sotto il profilo della consulenza, in questa svolta comportamentale della finanza. Vedremo una ad una come le categorie di crescita, reddito e stabilità permettono ai consulenti di rendere immediatamente salienti gli obiettivi di ciascuna componente del portafoglio di un cliente, a cui potrà facilmente richiamarsi per minimizzare il rischio di tradire la strategia condivisa e massimizzare la soddisfazione complessiva. Adottare un approccio basato su crescita, reddito e stabilità, inoltre il lavoro di consulenza, fornendo l'opportunità di veicolare in modo mirato quei precetti di psicologia degli investimenti che mettono il cliente anche al riparo di errori sistemici. Un approccio funzionale, pertanto, si ha a rendere il cliente più consapevole nel momento in cui deve allineare i propri investimenti con i propri bisogni, desideri e aspirazioni, sia nel metterlo in guardia dei principali bias potenzialmente in grado di sabotare anche la migliore strategia. Un approccio in definitiva che mira a ottimizzare la soddisfazione dei risparmiatori proprio su quegli aspetti che sono complementari alla mera valenza utilitaristica dell'investimento. E, come accennato, la finanza comportamentale ha mostrato essere costruttivi delle reali motivazioni e scelte di persone. Proseguiremo poi nei prossimi video con i prossimi capitoli e il prossimo è crescita, reddito, stabilità e contabilità mentale. Alla prossima!